Ciao amici di EveryEye, sono Alessandro, sono qui oggi in compagnia di Wildstar, titolo che insieme a The Elder Scrolls Online è uno degli MMO più attesi per l'anno videoludico in corso. Il titolo è sviluppato da Carbine Studios per conto di NCSoft e il team a lavoro su questo progetto lavorava precedentemente in Blizzard su World of Warcraft, quindi parliamo comunque di uno staff che sicuramente sa il fatto suo ed è molto molto esperto in ambito MMO. Noi abbiamo passato qualche giorno in compagnia di Wildstar, in quella che è la beta, closed beta attualmente in corso, e quindi abbiamo deciso di fare un video illustrativo che possa farvi vedere innanzitutto la creazione del personaggio, e quindi le peculiarità di questo gioco è molto interessante, in particolar modo il battle system, che è sicuramente la cosa più interessante, direi innovativa di questo titolo, e quindi le principali feature dello stesso. Come vedete siamo già qua nella schermata di creazione del personaggio, proprio perché così possiamo illustrarvi a grandi linee quello che è possibile fare e il personaggio che è possibile costruire con il nuovo gioco di NCSoft. Scusate. Allora, le fazioni sono due, Exile e Dominion. Questa cosa, la suddivisione in due fazioni l'abbiamo già vista in tantissimi giochi MMO, così come World of Warcraft e in Star Wars The Old Republic, tanto per citarne due, insomma. Anche qui appunto sarà possibile intraprendere una carriera in una delle due fazioni. Si potrebbe vedere le due contendenti come il bene e il male, insomma, un po' come è generalmente visto in questi frangenti, in queste situazioni. Le razze sono 8, 4 e 4, perché ogni fazione ha le proprie razze. Ovviamente si passa dal classico e immancabile umano, che oltretutto c'è sia per l'una che per l'altra, hanno nomi naturalmente diversi, però si tratta appunto di, come potete vedere, di umani fatti e finiti. Oltretutto, ecco, una piccola nota su un character design veramente molto molto interessante, nonostante sia insomma il solito fumettoso stile cartoon, ormai visto e rivisto, l'abbiamo veramente giocato e assaggiato in tutte le salse, però insomma qui funziona veramente veramente bene, è veramente da premiare e è carino, niente, niente da dire, non solamente sul personaggio umano, che è quello che in realtà si legge più facilmente anche per delle animazioni facciali che qui io purtroppo non vediamo, ma anche gli altri sono veramente carini, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Quindi 8 razze, non sto a elencarle tutte, insomma, per quello eventualmente potete leggere gli articoli che abbiamo già pubblicato sul sito. Classe. Le classi sono 6 e parliamo di classi tutto sommato abbastanza tradizionali, c'è l'immancabile Warrior, l'Engineer, l'Esper che è una sorta di incantatore, il Medic che insomma non ha bisogno di introduzioni, lo Spellslinger è un combattente alla distanza, è naturalmente una delle classi che più di ogni altra va a inserirsi in questo contesto fantascientifico, non a caso appunto usa delle pistole. Scegliamo il Warrior che a mio modo di vedere è il metro di giudizio per gli MMO, visto che insomma è una classe che è presente in tutti i titoli di questa categoria, in tutti i Massive Game, quindi più di ogni altra va benissimo per fare una comparativa. Ecco, in secondo piano, ma comunque molto importante, c'è il sentiero. La scelta del sentiero andrà a definire e delineare quelle che saranno le missioni che potremo giocare e portare a termine nel gioco. Ovvero, in aggiunta alle missioni di classe e alle quest che potremo trovare e prendere dai quest giver, dai classici quest giver situati sulle mappe di gioco, il sentiero mette a disposizione del giocatore delle missioni tematiche, il cui tema è appunto quello che andiamo a selezionare noi, che potranno aggiungere un pizzico insomma, un tema e delle variabili ludiche veramente, veramente interessanti. Io, per esempio, con il personaggio di livello 13, che oltretutto vedrete dopo, ho scelto Explorer e quindi avevo delle missioni
nelle quali dovevo esplorare la mappa con una certa accuratezza per sbloccare alcune missioni o per trovare degli oggetti particolari. Insomma, poi eventualmente lo vedremo, è comunque un qualcosa di molto, molto interessante. Ovviamente quando abbiamo selezionato razza, classe e quant'altro, si passa alla customizzazione vera e propria della fisionomia. Si parte dall'immancabile preset del volto. Qui in realtà sembrano molto simili, però il discorso è che poi tramite il pannello di Customize Face è possibile andare a lavorare su ogni singolo aspetto. E qui si vede poco perché purtroppo adesso ha la barba, quindi leviamola e mettiamo anche magari una capigliatura. Ecco, ci sono delle capigliature abbastanza bizzarre. Naturalmente, insomma, ogni gioco ha i propri dettagli per il personaggio divertenti e anche bizzarri. Ovviamente possiamo personalizzare in tutto e per tutto, dal colore della pelle fino a... Adesso sto facendo un personaggio certamente poco interessante, devo dire, però insomma ci siamo capiti che si può veramente lavorare su ogni singolo parametro. Di fatto quindi ci troviamo con un character creator abbastanza profondo e abbastanza interessante, con il quale i giocatori creativi potranno veramente dare libero sfogo alle proprie manie di creazione e di customizzazione. Una volta che accettiamo, creiamo il personaggio. Dobbiamo trovare un nome ovviamente che è improbabile, che non sia stato scelto da nessun altro. E ce l'avevamo fatta al primo tentativo. Ecco, ovviamente a seconda appunto della fazione che andiamo a scegliere, ci sarà un intro diverso e una location differente. In realtà le due scene introduttive sono tutto sommato molto simili, e poi tutta la prima sequenza è differente, insomma, da una fazione all'altra, però tutto sommato si tratta di un tutorial, quindi poi le cose che si vanno a vedere sono poi quelle. Ecco, scenette simpatiche le si trovano in diversi frangenti, in diverse situazioni troviamo siparietti comici che oltretutto sono certamente anche affini a questo tipo di design cartoon scelto per il gioco. Il personaggio esce dalla sua cella di criogenica. E qua finisce la scena d'apertura con il logo. Ecco, interessante che le musiche, infatti, come avete potuto sentire, oltretutto ogni ambiente e le due fazioni sono caratterizzate da musiche diverse. Carina, la scelta musicale ci è piaciuta. Ok, bene, siamo usciti, quindi siamo pronti a giocare. Qui vedete già davanti il primo quest giver che in realtà farà partire una missione appunto di tutorial, giusto a illustrare le dinamiche di gioco. In realtà, ecco, vi spiego io un paio di cose piuttosto che chiedere aiuto ecco, ai PNG sul campo. Allora, sistema di controllo assolutamente classico, con il WASD per muovere il personaggio e il mouse per controllare la visuale. Il mouse naturalmente permette anche di cliccare l'interfaccia, anche se insomma, i giocatori più esperti sanno che la tastiera è in realtà l'unico strumento con il quale poi si interagisce con l'ambiente e si attivano i vari poteri.
L'interfaccia è di facile lettura, funziona molto bene. A tal proposito, vorrei dire che sono stati fatti dei lavori nelle ultime settimane. Nell'ultimo mese circa, io purtroppo non ho la certezza perché ho visto solo ed esclusivamente questa interfaccia, ma alcuni utenti che avevano giocato la beta già in precedenza parlavano di un'interfaccia profondamente diversa che occupava una porzione molto, molto grande dello schermo dell'immagine. Quindi è stata rinnovata l'interfaccia per renderla un pochettino più facile da leggere e per non portare via soprattutto troppo spazio al gioco. Ecco, qui in questo caso dobbiamo rispondere a delle domande. Una sorta di test. Io purtroppo adesso non ero attento, bene attento a quello che mi chiedeva. Tornando al discorso del movimento, allora una cosa molto importante sono queste piroette che si possono fare con una doppia pressione del pulsante direzionale, una cosa che abbiamo già visto in molti altri giochi. In questo caso però diventano veramente importanti perché il sistema di combattimento, il battle system dinamico proposto da Carbine Studios con questo nuovo MMO, fa sì che schivare i colpi in arrivo dei nemici sia fondamentale per non perire in combattimento. Questo lo vedremo non appena ci sarà data possibilità di entrare in combattimento con qualche creatura. Qui ci troviamo appunto a bordo di un'astronave, poi successivamente le ambientazioni cambieranno, ossia atterrerà sul pianeta, ecco questo senza poi entrare in dettaglio. Con il pulsante M vediamo invece la mappa, che può anche mess essere messa in trasparenza per poter navigare comodamente e sapere dove si sta andando. Ecco, qui in questo caso vediamo già alcuni PNG con degli indicatori sulla testa, insomma, ci stanno a indicare che sono PNG con i quali è possibile interagire e invece il punto esclamativo che sono qualcosa sono inerenti alla missione che abbiamo in corso. Dobbiamo interrogarli o forse torturarli, oserei dire, perché il metodo per interrogarli non mi sembra proprio dei migliori. Abbiamo quasi finito, naturalmente si parla di una prima missione che atta solo a far capire come si fa a utilizzare il sistema di controllo e di interazione. Manca un altro ancora. Una piccola cutscene. Ecco, le cutscene in realtà sono presenti più che altro in questa prima fase di gioco perché dopo le vedremo quasi esclusivamente in alcune missioni principali, in poche missioni principali e in qualche missione di contorno, per lo più quelle legate al sentiero, al path che decideremo di scegliere, a cui aderiremo, insomma. Ecco, si parla di un gioco che non è story driven, ma si concentra per lo più sul gameplay. Come potete vedere, gli scenari sono abbastanza complessi, insomma, la costruzione di queste ambientazioni è curata nei minimi dettagli, la grafica è molto interessante, devo dire. Ci troviamo a cospetto di un MMO, naturalmente, quindi insomma, non possiamo ambire a livelli incredibili, ma funziona bene. Usiamo la mappa per capire dove dobbiamo andare. Ho aperto un po' troppa roba.
Ecco, cliccando sulla missione in corso, qua ci viene indicato con una freccia. Questo non sempre, purtroppo, però più delle volte abbiamo un'indicazione sulla direzione da intraprendere. Sono infine passato al personaggio di livello 13, quello che mi ha accompagnato i giorni scorsi. Con questo personaggio potrò farvi vedere più nel dettaglio la build di abilità. E quindi il battle system che, come dicevo poco fa, è la parte sicuramente più interessante di Wildstar, che lo caratterizza e lo distingue da tanti altri MMO già disponibili e già presenti sul mercato. Direi che posso approcciare subito un nemico, e con un quello forse perché mi è stato brutalmente portato via. E vedo che c'è anche molta concorrenza, in effetti qua lì c'è uno con uno skateboard volante per giunta. Attacco questo che non è ostile, però penso che possa farvi capire bene, anche perché ha delle abilità che ricordo interessanti. Ecco, infatti, attacchi molto complicati, molto complessi. Naturalmente era di parecchio inferiore comunque al mio livello di abilità, quindi è stato tutto sommato abbastanza semplice. Andiamo a scegliere qualcosa di un pochettino più impegnativo, magari ci sono dei nemici multipli. Ecco, come potete vedere, il comparto grafico è assolutamente di tutto rispetto. Sebbene non si possa comunque paragonare naturalmente a un action o un titolo d'avventura, anche per ovvie questioni solite legate comunque sia alla necessità di avere un gioco che non sia poi troppo pesante per una leggerezza del netcode, eccetera, insomma, tutto sommato, insomma, graficamente si difende molto bene. Io devo dire che funziona anche sulle piccole cose, nonostante ci siano alcune texture che non siano particolarmente dettagliate o complesse. Il sistema, il comparto grafico approntato da Carmine Studios è ottimo. Ecco, approcciamo due nemici assieme. Uno attacca a distanza, l'altro in mischia. Adesso fa poco, ecco, infatti, primo nemico. Tutte e due a terra. Come vedete, infatti, cerco di schivare il più possibile per anticipare le mosse dell'avversario. Naturalmente, con i combattimenti più complessi bisogna stare attenti, anche perché le schivate, le capriole sono comunque limitate e è meglio non consumarle quando non necessario, così come anche i poteri più forti e quelli più utili in caso di emergenza. Questo nemico è assolutamente immobile, non capisco per quale motivo, forse è un bug. Oltretutto è il primo bug che incontro, perché il gioco finora si è dimostrato sostanzialmente perfetto. L'intelligenza artificiale, ecco, quella non è eccezionale, ma d'altronde il battle system lavora più che sull'intelligenza artificiale. Sul discorso Telegraph che avete visto poco fa, quindi quelle macchie rosse che si colorano a terra, che segnano l'area d'attacco dei nemici, è appunto un sistema veramente molto molto interessante, già visto in alcuni action game in passato, quindi molti giocatori già lo conoscono, sanno come funziona. In ambito MMO è sicuramente qualcosa di particolare, che non si era mai visto, e che sicuramente saprà dare quel tocco in più, ecco, a un sistema di combattimento che sarebbe altrimenti stato uguale a quello di tutti gli altri giochi già giocati e già visti. Adesso oltretutto sta scendendo la notte, quindi potete anche vedere che c'è anche un ciclo giorno-notte di grande effetto.
tenuto qui c'è una ambientazione molto interessante, molto particolare. C'è quel titanico robot. Non sappiamo dire oltretutto se può essere legato a qualche particolare quest di gruppo, qualche quest dinamica. Noi non abbiamo avuto occasione di giocare niente del genere in quest'area, quindi non penso in realtà che ci siano cose da fare con quel robot gigante. Qui ci sono altri nemici diversi questa volta, quindi vi faccio vedere che anche questi qui hanno degli attacchi simili. Questi sono un pochettino più agguerriti rispetto a quelli che avete visto poco fa, sono anche di livello superiore. Qui potete vedere le missioni attualmente in corso. Il quest log è molto interessante perché, a parte poter richiamarlo ovviamente nella forma classica, dove poi possiamo insomma, leggere nel dettaglio le missioni, appunto c'è quello veloce, c'è quello rapido sulla parte destra dello schermo che mette le missioni in ordine di vicinanza, quindi la prima e la seconda sappiamo che sono quelle più vicine alla nostra attuale posizione. È veramente comodissimo perché spostandoci vediamo che l'elenco continua a cambiare, cambiando posizione delle missioni, degli incarichi, ed è veramente comodissimo. Poi con M ovviamente apriamo la mappa, come avete visto prima qua sulla mappa c'è segnato sostanzialmente tutto. È di facile lettura, anche se ogni tanto le missioni, quelle più lontane, vanno misteriosamente a perdersi, tipo qua la missione 7 non è segnata da nessuna parte, forse perché è o è in un'altra mappa o è in una regione nascosta, però insomma non ci viene segnalato, quindi un piccolo neo in un sistema altrimenti ben fatto. Qui invece vediamo appunto le altre missioni disponibili, quindi queste sono quelle più lontane perché evidentemente le altre sono tutte a portata di mano, invece più comode da raggiungere. Noi in realtà vabbè, andiamo dove possiamo, proseguiamo da questa parte perché per l'appunto sì, stiamo andando nella direzione giusta perché ci sono delle cose da fare proprio in quella direzione. Qui ci sono nemici di dimensione un pochettino più grande, ecco, non necessariamente però i nemici più grossi sono quelli più pericolosi, anche se in linea di massima più grande il nemico, più grandi saranno le aree colorate, le cosiddette telegraph che si disegneranno a terra, quindi con un nemico più grande avremo più difficoltà, insomma, a schivare i colpi in arrivo. Spesso si trovano in giro elementi con i quali interagire. Questo qua non era nulla, evidentemente, o qualcosa che non è legato alla nostra missione. Capita in realtà invece di trovare in giro elementi che fanno poi partire una missione appena appunto andiamo a intervenire sull'oggetto stesso, o degli oggetti che recuperiamo, degli item che finiscono proprio nel nostro inventario, che permettono di far partire una nuova quest. Questo invece è un elemento della trama, un elemento narrativo che ci permette di scoprire cose aggiuntive sul mondo di gioco, sull'ambientazione. Molto, molto interessanti queste, permettono di farsi un'idea più precisa di quello che stiamo vivendo, quello che stiamo giocando nel mondo virtuale di Wildstar. Ecco, vi faccio vedere il combattimento con questo. Ecco, ci ha pure spinto indietro. E come vedete questo qui, ecco, è sicuramente più impegnativo, infatti ci ha colpito. Sono anche parecchio lunghe come mosse. Ecco, questa è una cosa un po' stupida, però si blocca sui grappoli. Okay.
spostarsi da una parte all'altra della mappa può essere parecchio lungo, soprattutto nelle prime fasi di gioco. E quindi un pochettino frustrante se non si pone attenzione al quest log, quindi alle missioni. Se non stiamo attenti, ci tocca correre da una parte all'altra della mappa e non è assolutamente una cosa divertente. Però, insomma, sappiamo bene che nei livelli avanzati sarà poi possibile probabilmente acquistare dei mezzi di trasporto con i quali spostarsi. In realtà già adesso ci sono adesso mi stanno colpendo, voglio cercare di scappare, non so se ce la farò. No, ho attirato un nemico che quindi ucciderò. Ci sono già appunto dei sistemi di cosiddetti taxi che permettono di spostarsi da una regione all'altra o da un avamposto all'altro, però sono abbastanza limitati perché non ce ne sono molti e oltretutto insomma costano, quindi sicuramente un mezzo di trasporto personale sarebbe la cosa più comoda. Il sistema di skin abilità ricorda molto quello di Guild Wars. Abbiamo praticamente una build di poche e selezionate skill che possiamo portare con noi e utilizzare quindi in combattimento a seconda dell'occasione. Per esempio adesso noi abbiamo queste 6 abilità e possiamo contare solo esclusivamente su quelle. Naturalmente noi, una volta che non siamo in combattimento, che siamo liberi, possiamo andare nel pannello relativo, ci sono i pulsanti qua, poi naturalmente ci sono anche le scorciatoie da tastiera. Possiamo vedere la lista di abilità disponibili, poi ci sono quelle da acquistare o da sbloccare, ce ne sono anche alcune oltretutto che dobbiamo ancora recuperare. Ci sono varie abilità che possiamo poi inserire nella nostra skill bar e quindi poi impostare il set. Questo possiamo farlo per appunto quando non siamo impegnati in combattimento, ma una volta che siamo in combattimento sappiamo che possiamo fare affidamento solo e esclusivamente su quelle. È un meccanismo molto interessante che aveva fatto sì che aveva fatto successo di Guild Wars, era una delle peculiarità di quel gioco e non a caso è stato poi anche portato in Guild Wars 2 in maniera tutto sommato analoga. Qua è proposto in maniera molto molto simile. Anche se poi il sistema di combattimento, ecco, scusami, mi sono incantato un attimino con la tastiera. Il sistema di combattimento poi introduce il sistema Telegraph che aggiunge un pizzico di innovazione, quello che mancava, diciamo. Sicuramente sarebbe interessante provarlo su PvP e anche in una situazione un pochettino più difficile, più complessa come in dungeon. Purtroppo appunto i dungeon non sono ancora disponibili. Il primo si sblocca da livello 15 in poi, da livello 15 a livello 20 per esattezza, il primo dungeon. Purtroppo l'NDA ci impedisce di mostrare tutto quello che avviene dopo il livello 15, quindi spero che avremo modo di fare un altro video per illustrarvi in dettaglio quello che c'è dopo ed eventualmente appunto un dungeon. È un gran peccato non poter interagire con la mappa, mettendo dei marker personalizzati. Speriamo che facciano qualche update o inseriscano la possibilità di appunto personalizzare la mappa con dei punti di interesse da inserire manualmente, insomma. Allora, vediamo che forse abbiamo trovato una grotta nella quale c'è un evento community. Ecco, purtroppo, ecco un'altra cosa, una volta che entriamo in galleria o in dungeon, insomma, o in spazi al chiuso, in luoghi al chiuso, il GPS perde il segnale, quindi non c'è possibile capire il punto esatto in cui ci troviamo e non è possibile avere una mappa del dungeon se non quella, la minimap che abbiamo nell'angolo in alto a destra. Ecco, qui c'è dentro semplicemente un mostro, quindi in realtà non vedo alcuna quest.
però possiamo provare a ad approcciare il nemico e vedere se riusciamo a sconfiggerlo da soli. Ecco, qui in questo caso vediamo già dei telegraph abbastanza impegnativi da evitare al prossimo attacco speciale. Butto a terra il nemico, così non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, probabilmente è immune. Vedete, bisogna avere i riflessi veramente pronti e bisogna sempre stare attenti all'attacco in arrivo, anche perché spesso è questione di pochissimi secondi. Ce l'abbiamo fatta a interrompere. Direi che è fatta. Abbastanza resistente, devo dire. Però ecco qua. Resistente, ma può essere sconfitto comunque. Abbiamo completato una missione, quindi possiamo andare a riscuotere la ricompensa. In realtà si tratta... Ah no, ecco qua. Ricompensa giusta per noi. Quindi andiamo nell'inventario e equipaggiamo con un semplice click il nuovo pezzo di armatura. Ecco, adesso qui ci troviamo in un avamposto e ovviamente come avamposto di importanza, di riferimento, insomma, di quest'area, ovviamente ci sono tutta una serie di vendor e di PNG che offrono servizi. Per esempio questo qua possiamo acquistare le nuove abilità per il nostro personaggio. Siamo oltretutto un po' in arretrato con quelle da acquistare, quindi abbiamo anche parecchio denaro, quindi direi che possiamo strafogarci di poteri, di nuovi poteri. Ovviamente c'è anche poi possibilità di respeccare i punti AMP, anche se al momento non abbiamo ancora possibilità di farlo, non abbiamo necessità di farlo. Ovviamente, come è logico che ci sia, c'è il servizio taxi che permette di spostarci da una parte all'altra della mappa, della regione. Naturalmente in questo caso possiamo anche assaporare l'ambientazione, però vedo che mancano delle animazioni, quindi è in parte tagliata in questo caso, la panoramica è privata di alcuni elementi, ovviamente per alleggerire il carico sul sistema e sul codice. Ecco, un'altra cosa molto interessante del gioco è la possibilità di interagire con i PNG, con i quest giver e con i PNG particolarmente importanti tramite comlink, quindi non c'è necessità, sempre necessità di andare da una parte all'altra della mappa per comunicare con i PNG e quindi per riscuotere eventuali ricompense anche le missioni, ma è possibile comunicare tramite uno strumento apposito che, come vedete, ci mette in comunicazione via radio con le persone e i PNG di interesse. In questo caso ci ha dato una missione, ci ha dato una persona da contattare in questa regione
Come vedete qua c'è un'ambientazione un pochettino diversa rispetto a quella che avevamo visto prima, anche perché ogni regione è caratterizzata da un ambiente, un setting diverso, insomma un po' come vuole il genere, come prassi. In questo particolare setting cittadino dall'atmosfera molto distopica, vi lasciamo, vi salutiamo. Purtroppo abbiamo un NDA abbastanza restrittivo, quindi non c'è possibile parlare di tanti aspetti interessanti del gioco, come i dungeon, come il PvP e come le avventure. Però insomma, speriamo di poterlo fare presto in un altro video. Quando ci sarà appunto data possibilità di farlo, o eventualmente quando verrà finalmente rilasciata la open beta, alla quale comunque ormai non manca molto. Purtroppo non c'è una data precisa d'uscita del titolo, sappiamo solo che arriverà in primavera e che appunto sarà anticipato da una beta aperta al pubblico, che dovrebbe anticipare l'uscita di circa un mese. Quindi insomma, rimanete comunque sintonizzati sulle nostre pagine perché vi faremo sapere tutto quello che occorre sapere per partecipare alla beta in questione. Quindi appunto vi salutiamo, rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e i video su Wildstar. Ciao!